Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy, oggi parleremo finalmente dell'officina. Parleremo dell'officina perché è, diciamo, una meccanica importante, ma al tempo stesso non essenziale nel gioco, solo che a me diverte tantissimo. E dato che appunto mi diverte veramente tanto, ci tenevo a portare una rubrica dedicata all'officina, o per meglio dire una puntata dedicata all'officina. Che cos'è l'officina? L'officina è quel posto dove ovviamente si possono unire i vari materiali che noi accumuliamo in gioco per produrre armi o bonus da poter equipaggiare ai nostri personaggi. Per prima cosa bisogna ottenere i progetti. Una volta ottenuti i progetti, bisogna studiare i fondamentali per il crafting, perché fondamentalmente l'officina è appunto il crafting, quello più avanzato. Il Kra-Kra è una fusione di armi e potenziamenti, mentre invece qui abbiamo proprio la possibilità addirittura di creare le nostre armi e poi successivamente potenziarle. Per prima cosa bisogna avere i progetti. Come potete vedere, io già una prova l'avevo fatta con l'Alexander, che ho registrato a parte e che vedrete come progetto finale, proprio perché Alexander è una delle spade forse più semplici da craftare, mentre invece comunque tutte quante le altre armi che abbiamo qui a disposizione, diciamo che sono abbastanza complesse, e bisogna comunque anche un pochino arrovellarsi per quanto riguarda il funzionamento del crafting. Per prima cosa dovete, diciamo, la cosa più importante a mio avviso è craftare i componenti della vostra forgia, quindi trovare il progetto di Athanor. Ora non ricordo effettivamente dove si trova, ma se avete fatto le stesse cose che ho fatto io nel gioco sicuramente lo avrete tra i progetti, altrimenti lo potete tranquillamente trovare, perché comunque su internet comunque è inutile che vi faccia per forza la storiella, potete tranquillamente scoprire benissimo dove si trova. Ci sono tantissimi oggetti che comunque si possono craftare, come potete vedere, sia di protezione ma anche per appunto permettere alla nostra forgia di diventare più forte, e di diventare più forte intendo poter craftare più materiali. E l'Athanor, che tra l'altro sarebbe la forgia alchemica, vi servirà tantissimo, specialmente per l'Alexander è fondamentale. Se non avete questa non potete andare avanti. Però andiamo avanti. Come si utilizza l'officina? Se andate a leggere il manuale avete tutti i vari paragrafi dove appunto potrete imparare come craftare, ma dato che appunto sto facendo un video dedicato all'officina, sarò io stesso a farvi vedere o comunque dirvi come craftare nel miglior modo possibile. Partiamo dal presupposto che bisogna avere i materiali. I materiali si dividono in metallo, meccanico, circuito, gemme e alchimia. Quindi partiamo già dal presupposto. Tanti di questi materiali potrete ottenerli sconfiggendo dei mostri o comunque combattendo con dei mostri in giro per il gioco, mentre invece tanti altri materiali possono essere acquistati in giro per il mondo. Una volta ottenuti ovviamente i materiali necessari, dovrete appunto unirli. Come si uniscono i materiali? I materiali ovviamente non possono essere uniti così a caso, ma devono essere appunto lavorati tramite i vari macchinari. Infatti, come potete notare, noi abbiamo a disposizione diversi macchinari e diverse strutture per craftare le nostre armi. Si comincia sempre dal tavolo iniziale, dove ovviamente bisogna appoggiare le materie prime. Ovviamente le descrizioni già ci dicono quello che l'oggetto indicato fa, però ci tengo comunque a precisarlo perché non tutti magari hanno la voglia di leggere, o addirittura come ero io da piccolo non avevano la pazienza di poter leggere tutto. Poi il tavolo finale, dove ovviamente bisogna poggiare il prodotto finito, i cavi elettrici che servono appunto per collegare i vari macchinari, i tubi che servono per spostare ovviamente il prodotto sia non lavorato o lavorato, il tubo L che fa la stessa identica cosa, il tubo X che fa la stessa cosa, il forno che lavora i metalli fondendoli, lo stampo che lavora i metalli fusi, la ventola che raffredda i metalli fusi
non facendone alterare né la forma né le proprietà. Dissemblatore, che serve appunto per separare i vari contenuti di un tipo meccanico. La vasca, che ripulisce i circuiti dalle impurità. La macina, che praticamente riduce in polvere o comunque modifica l'aspetto delle gemme. L'Atanor, che invece è in grado di fondere o comunque ridurre ai minimi termini, proprio per poter craftare tutte le pietre alchemiche. E poi l'assemblatore 2, che serve ad unire due materiali, e poi quello che devo costruire io, ovvero l'assemblatore utile, che se non sbaglio è quello che ha praticamente tre ingressi. Ora non ricordo se fondamentalmente era quello con tre ingressi, ma credo di sì, credo che fosse quello con tre ingressi. Una volta analizzati i materiali e analizzati i macchinari, dobbiamo capire come si devono unire questi oggetti. Come si uniscono gli oggetti? Facciamo l'esempio del tempo di lavorazione. Ecco qua. Ogni materiale richiede un certo tempo di lavorazione. Puoi combinare solo le parti che arrivano insieme nell'assemblatore. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, in base all'oggetto che dobbiamo unire, cioè nel senso in base agli oggetti che dobbiamo unire nell'assemblatore, dobbiamo calcolare un tot tempo per farceli arrivare insieme. Se non riusciamo a farli arrivare insieme, il prodotto ovviamente non verrà assolutamente buono e quindi si perderà il prodotto finale. Infatti, come potete vedere, bisogna fare dei calcoli. 1 più 1 più 4 più 1 che fa 8, e là invece 1 più 1 più 5 più 1 che fa 8. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che entrambi gli oggetti, in base al tempo di lavorazione dei vari macchinari, devono arrivare nell'assemblatore nello stesso momento, quindi con la stessa unità di lavorazione. Ma questo comunque lo vedremo poi successivamente, quando vi faccio vedere il crafting vero e proprio. Però per il momento concentriamoci sui materiali. Il mio progetto, in questo caso, come potete vedere, richiede diversi materiali, ovvero dei circuiti, richiede tutti i circuiti, che sono sia questi, che possono essere acquistati direttamente dal dottor Pocaccio o nella zona vicino al dottor Pocaccio, che c'è un robot dove voi appunto potete comprare il chip caotico, mentre invece il processore 03 lo potrete trovare all'interno del laboratorio del professor Pocaccio. Che cosa bisogna fare? Come abbiamo detto prima, quando si devono unire dei materiali bisogna lavorarli, quindi iniziamo a posizionare il carrello del tavolo, diciamo del tavolo iniziale, quindi dove bisogna mettere i materiali, e iniziamo a concentrarci da qui. Quindi, dato che noi dobbiamo lavorare sono dei processori questi, no? Quindi sono circuiti, esatto, sono dei circuiti. Quindi qual è la macchina che lavora i circuiti? Smontare qualsiasi tipo macchinario, no, che ripulisce i circuiti dalle impurità, fondamentale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo pulire i nostri circuiti. Quindi mettiamo la vasca qui proprio subito, così non perdiamo tempo nel tutto. Sembra disposto a smontare qualsiasi tipo di macchinario. Non credo di dover utilizzare questo, perché il macchinario è, infatti, i macchinari sono questi Mac, quindi no, io devo utilizzare soltanto il lavaggio. In questo caso devo lavare i processori e metterli insieme, giusto? Gemme in oggetti, forme alchemiche, esatto, credo che debba utilizzare soltanto quelli. Ora non mi viene in mente il metallo. Fondere qualsiasi materiale in un batter d'occhio. Forse devo fonderli. Sì, devo anche fonderli. Quindi prima li lavo e poi li fondo. Almeno io credo che bisogna fare così. Poi utilizziamo lo stampo. Perfetto. Poi mettiamo l'intersezione, in questo caso
facciamo così, perché ci spostiamo un pochettino, magari cerchiamo di fare qualcosa di un po' più pulito. E poi mettiamo l'assemblatore, eccolo qui, l'assemblatore, e poi mettiamo il tavolo finale, così siamo già pronti qui per il tavolo finale, esatto. E poi facciamo posiziona la stessa identica cosa dall'altro lato, perché avendo comunque due circuiti abbiamo praticamente lo stesso, cioè circuiti, sì, due processori, no, due circuiti, quindi abbiamo lo stesso tempo di lavorazione. Quindi mettiamo, io credo che sia giusto così, eh? Ora sinceramente non lo ricordo, sapete, sto avendo questo dubbio, ma credo che in realtà sia corretto così. Io credo che sia assolutamente corretto così, però questo adesso lo vedremo soltanto nel momento in cui riusciremo a craftare questo materiale. Poi qua mettiamo il tavolo iniziale, benissimo. Adesso la cosa fondamentale da fare è collegare i cavi elettrici. Quindi facciamo attenzione ad unirli nel modo, diciamo, più pulito possibile, anche per un fattore personale. Almeno io sono fatto così, abbastanza ordinato quando riguarda le mie cose, quindi facciamo così, facciamo così. L'importante è che vengano collegati almeno diciamo almeno ad una presa tutti i macchinari, quindi non... Perché le prese comunque fondamentalmente sono due, mentre invece a noi basta solamente collegare, basta semplicemente collegare una di queste prese. È bello poi quando ci saranno i progetti, quelli tutti super mega tecnologici. Lì ci saranno veramente le risate, dove bisogna collegare non so quanti macchinari tutti insieme, un casino, veramente un casino. Allora qua è tutto collegato, qua è collegato, qua è collegato, ok. E dobbiamo posizionare le ventole, perché quando il metallo è fuso dobbiamo raffreddarlo per evitare di alterare la sua forma. Quindi mettiamo anche le ventole qui. Almeno io a occhio mi ricordo che anche i circuiti dovevano essere fusi, quindi spero di non sbagliare, spero vivamente di non sbagliare. Ok, una volta fatto questo bisogna controllare che il tempo di ingresso di entrambi i materiali sia corretto. Come lo si corregge? Così, cioè come lo si controlla? In questa maniera. Allora, facciamo così, vabbè, mettiamo un attimo materiale giusto per circuito 2 e calcoliamo. Allora, si parte da 1, anzi aspetta, non così. Allora, facciamo così. No, non lo fa vedere qua. Allora facciamo così, muovi, forse così lo fa vedere. Allora, tempo iniziale 1, 2, quindi sono 3, poi 5, quindi 8, 3, 11, 12, 13, 14, e quindi entra nell'assemblatore a 14, quindi 14 è il nostro tempo di produzione. Ora ovviamente qui stiamo parlando di due circuiti, quindi stesso materiale, per cui basta fare due diciamo due lavorazioni simmetriche per lavorare bene, no?
mentre invece se i materiali cambiano, giustamente bisogna calcolare poi quelli che sono giustamente gli ingressi e le uscite dei vari prodotti, così come vedrete poi nel progetto successivo che vi farò vedere dell'Alexander, dove ci sono diversi materiali e quindi bisogna fare dei calcoli giusti per appunto avere il prodotto finale. Allora, iniziamo a posizionare i materiali, quindi vediamo se abbiamo fatto tutto giusto. Inseriamo i materiali qua, quindi i materiali ci sono, vedete? Ok, avvia, vediamo se abbiamo fatto tutto giusto. Allora, qui li laviamo, poi qui li... no. Allora, non devono essere fusi. Il forno può lavorare soltanto materiali metallici. Ah, ok, benissimo, ok. Mi ricordavo male. Allora, questo lo possiamo rimuovere. Questo lo possiamo rimuovere. Questo lo possiamo rimuovere. Beh, allora dobbiamo soltanto lavarli. Ok. Facilissimo. Cioè, veramente facile, facile, facile. A questo punto inseriamo solamente i tubi, non dobbiamo inserire nient'altro. Ci bastano semplicemente i tubi, messi ovviamente in maniera speculare, proprio perché non abbiamo bisogno di altro. E così dovrebbe funzionare. Andiamo. Allora, vedete? Si uniscono. Il tempo è uguale, vedete? 7 e 7. Entrano contemporaneamente dentro l'assemblatrice e abbiamo il risultato finito. Fatto. Molto 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 semplice questo progetto. Ovviamente quando si lavorano gli stessi materiali è molto semplice. Assemblatore 3. Assemblatore utile. La produzione è riuscita. Ma sei in grado ora di usare l'apparecchio assemblatore 3. A questo punto rimuoviamo tutto, tutti i pezzi. Yes. Perché adesso è arrivato il momento di fare un progetto ben più speciale, ovvero l'artiglio male crescente. Guardate che bel po' di roba che abbiamo qui. Quindi il progetto è questo. Ok, vuoi rimuovere tutti i pezzi di posizione da capo? Sì. Ah, qua già me li ha messi tutti insieme. Vedete, abbiamo l'assemblatore 3, che è quello che permette di unire 3 oggetti, che è quello che abbiamo appena craftato, e poi un altro assemblatore. Ma qua rimuoviamo tutto perché me lo costruirò io da solo. Quindi adesso mi metterò all'opera. Nel frattempo vi faccio vedere l'assemblamento dell'Alexander e poi nel frattempo costruisco questo come progetto, e tutti i progetti che posso fare al momento ve li farò vedere in fila, in modo tale che voi possiate vedere e magari copiare, se avete necessità di copiare, tutto il progetto per poterlo poi craftare voi tranquillamente nella vostra partita. Detto questo, mi metto al lavoro e ci vediamo, o per meglio dire vedrete, dopo. Ok ragazzi, credo che questa volta ci siamo. Quindi i materiali ci sono, ho fatto tutti i calcoli necessari, spero che sia giusto. L'officina non è ancora pronta, è collegato tutti i pezzi al generatore. Cos'è che manca, scusami? Ah, il carrello questo qua iniziale manca. Mannaggia la mia fretta. Esatto, adesso è tutto collegato. Via. Vediamo se abbiamo fatto i calcoli giusti questa volta. Allora, lì il materiale, esatto, si sta unendo. Qui sta arrivando. Qui ora si uniscono, esatto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Avete visto? Dopo un attimo di scervellamento ci siamo riusciti e abbiamo ottenuto Alexander, spada del fulmine sacro. La produzione è riuscita. Hai ottenuto un campione di Alexander. A breve potrei comprare questo prodotto nei negozi descritti nel piano di produzione.
quindi possiamo addirittura poi comprare le nostre produzioni. Finalmente abbiamo fatto il primo dei oggetti che appunto devo craftare, ovvero Alexander. Direi che adesso mi concentro per fare anche gli altri e vi farò vedere poi successivamente il progetto finale e ovviamente tutto il processo di unione, in modo tale che voi possiate copiare il mio progetto, o comunque possiate avere uno spunto per poterne fare uno voi. Quindi ci vediamo dopo. Allora, come potete vedere, ho costruito diciamo la parte per il progetto dei nuovi artigli del male crescente. Quindi facciamolo partire subito, vediamo se ci siamo. Esatto, quindi facciamolo partire, vediamo se la nostra interpretazione è corretta, perché bisogna anche vedere che poi il tutto sia corretto. Quindi ok, lì si è unito, eccolo, lì si sono uniti perfettamente e adesso dovremmo avere il nostro prodotto finale. Perfetto, ci siamo. Forche diaboliche, la produzione è riuscita, hai ottenuto un campione di forche diaboliche, a breve potrei comprare questo prodotto. Ok, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Quindi se adesso andiamo a vedere i progetti, come potete vedere abbiamo sbloccato anche le forche diaboliche. Ora non possiedo tutti quanti i progetti perché in realtà ci vogliono diversi, diciamo, ci vogliono sia diverse combinazioni, cioè nel senso dovete imparare a craftare diverse robe per poterne sbloccare altre, e poi invece altre si devono trovare in giro per la galassia. Però per il momento non le sto andando ad indagare perché faremo una puntata a parte, ovviamente, dove andrò a recuperare anche altre ricette, perché altre ricette ci permetteranno di sbloccare le armi delle sette stelle, quindi le armi dei sette astri. Queste armi, dato che una di queste o due, non ricordo adesso, credo che una o due di queste debbano essere craftate. Per il momento, per evitare di andare oltre, perché là vi farò un video a parte sul dove trovare tutte e sette le spade dei sette astri, per il momento mi impegnerò solo a craftare gli oggetti che ho a disposizione. Quindi io direi che per questa puntata è tutto, dove vi ho fatto vedere l'officina e come funziona l'officina. Mentre invece dalla prossima puntata vi farò vedere i progetti già belli e pronti per il crafting di altri materiali e successivamente i progetti, gli schemi, in modo tale che voi li possiate copiare in maniera pulita per ottenere appunto i vostri risultati. Se vi faccio vedere un attimo questo progetto, vi ricordo sempre che i metalli devono essere lavorati prima nel forno e poi nello stampo e successivamente raffreddati. I metalli sempre questo. I materiali alchemici devono essere lavorati tramite il forno alchemico, mentre invece poi tutti gli altri diciamo materiali devono essere trattati con il loro macchinario. Diciamo che sono solo i metalli, quelli un po' più complessi, che devono essere fusi, stampati e poi raffreddati. Però per il resto direi che è tutto semplice. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio, fatemi sapere se queste ricette così vi sono piaciute e noi ovviamente ci vediamo alla prossima.
Ok ragazzi, dopo l'ultimo progetto penso che comunque non farò tutti i progetti, perché comunque adesso, come potete vedere, li ho presi tutti. Vi lascerò possibilmente in descrizione dove poterli andare a guardare per avere una guida ben più dettagliata. È inutile che faccio video su video per diciamo perdere tempo, mentre invece vi lascio una guida bella dettagliata con tutte le zone dove potrete recuperare i progetti e poi potrete dedicarvi ai vostri progetti in generale. Io sicuramente crafterò soltanto le armi, quindi soltanto queste, e al massimo crafterò anche l'operatore meccanico e l'altra gabbia di insetti. Dopodiché non crafterò più nulla. E tra l'altro la spada del fato ghiacciato è un'arma dei sette astri, ovvero una arma delle sette, non mi ricordo come vengono chiamate qua, mi viene in mente i sette astri, che è di Final Fantasy X, ma va bene lo stesso. Quindi è un'altra delle sette spade leggendarie, ecco, chiamiamole così, che potrà essere craftata da noi. Ora, io inizierò a craftare tutte le altre armi a disposizione. In più vi farò vedere come craftare anche l'operatore meccanico e la gabbia di insetti, mentre invece tutto il resto sono soltanto delle protezioni e barra protezioni barra oggetti consumabili, quindi non sono fondamentali, non sono importanti. Io me li crafterò poi a parte per una questione di completismo. Vi farò vedere magari alla fine tutta la tabella con gli oggetti craftati, però questi, a differenza delle armi o degli altri costrutti, sono decisamente più facili, quindi è inutile che vi faccio vedere tutto quanto il processo. Per cui mi metto all'opera e ci vediamo con il crafting delle altre armi. You
Ok ragazzi, dopo aver craftato tutte quelle che sono le armi che ho potuto craftare, perché purtroppo me ne manca ancora una, non avendo i materiali non sono riuscito appunto a poterla craftare, però ve la farò vedere in futuro. Tutti gli altri campioni li ho craftati, vi ho fatto vedere anche un campione di Egida di difesa, che comunque è semplicissimo da craftare, cioè sono i progetti più facili. Io vi ho schematizzato tutti quelli più difficili, o che io ritenevo più difficili, in modo tale che chiunque li possa guardare e li possa copiare. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. Non mi resta altro che adesso iniziare a cercare le sette spade, finali, quindi le sette spade leggendarie, e poi noi al solito ci vediamo alla prossima.